Hai mai pensato di rifarti i denti all'estero, ma ti preoccupa la sicurezza? Scopri se è davvero pericoloso e perché sempre più persone scelgono di recarsi all'estero per ottenere denti fissi su impianti di alta qualità a prezzi convenienti, risparmiando. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero, iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. La qualità dei dentisti all'estero, parliamo di questo. È pericoloso andarsi a curare i denti all'estero? La verità è che varrebbe lo stesso se decidessi, per esempio, di curarti in Lombardia e magari vivi in Sicilia, vivi in Sardegna. Allora dovresti domandarti: è sicuro avere il dentista in Lombardia? Oppure viceversa, se vivi a Milano e magari sei un dentista di Milano, un turista francese che si trova a Milano dovrebbe chiedersi se dovesse avere un problema mentre in vacanza. È sicuro andare dal dentista a Milano? Come vedi, sono stereotipi. Delle volte si associa a nazioni che non si conoscono emozioni negative come la paura di prendersi delle sole, di acquistare dei servizi di scarsa qualità. Prova a pensare, per esempio, alle emozioni che ci sono connesse alla Cina. Ah, quello è un prodotto fatto in Cina. Sì, anche l'iPhone è fatto in Cina, eppure è un telefono di fascia alta. Come vedi, gli stereotipi condizionano le nostre scelte e anche la nostra vita. Sai, probabilmente anche l'alta moda non produce più in Italia. Probabilmente capi d'abbigliamento delle più prestigiose firme di lusso non producono nel tuo paese. Questa è la cosa che dovresti chiederti. Cosa è la qualità? La qualità è la provenienza dei denti, la provenienza degli impianti dentali. Ti faccio un esempio. In Moldavia e Romania usiamo impianti dentali italiani. Io sono un dentista italiano e ho pazienti anche italiani. Gli sto mettendo gli impianti dentali italiani a pazienti italiani, un dentista italiano, in una nazione extraeuropea, per esempio in Moldavia. Qual è la provenienza di queste cure? Sono cure fatte in Moldavia oppure sono impianti dentali italiani posizionati da un dentista italiano in Moldavia? Come vedi, si potrebbe parlare a lungo di cosa è l'estero e di cosa è l'italianità. Probabilmente ci sono cose per cui l'Italia è famosa nel mondo, come il cibo, il design, la moda. Posso assicurarti anche il livello dei medici. Abbiamo ottimi medici in Italia, ma posso anche garantirti che abbiamo ottimi medici, chirurghi, dentisti anche all'estero. Si tratta di selezionare la clinica giusta. Molti si basano solo sul prezzo e pensano che un prezzo basso vada associato a un qualcosa di qualitativamente basso. A dire il vero, il prezzo dipende dalle tasse. Qua da noi, per esempio, in Moldavia, dove adesso mi trovo, la benzina costa la metà rispetto a quanto costa adesso nel tuo paese, eppure è la stessa benzina. Gli impianti dentali che noi andiamo a mettere in bocca sono gli stessi, magari, che potresti trovare nel tuo paese, ma li paghi un terzo perché le tasse sono nettamente inferiori, il costo della manodopera è nettamente inferiore. Ti faccio un altro esempio. Ci sono altre attività, come per esempio il parrucchiere. In Moldavia puoi arrivare a fare un taglio con piega con soli 4 euro. Quanto costa andare dal parrucchiere nel tuo paese? Se io vado a comprare un panino in una famosa marca di fast food, lo vado a pagare 50 centesimi, lo stesso identico panino che posso trovare a Milano. Quello che importa quando ti orienti alle cure sanitarie non è il prezzo, né dove vai a acquistare il servizio.
ma è importante l'esperienza che c'è dietro a chi deve realizzare quel trattamento. Ricorda, è molto importante valutare le recensioni, perché un cliente che è soddisfatto è un cliente che porta poi altri clienti a quell'attività. Lo stesso vale per i pazienti in ambito sanitario. Quando i pazienti non sono contenti, possono scrivere delle recensioni negative che vanno a affossare la reputazione online di quel dentista o di quel medico. È importante che chiedi alla clinica di poter vedere una serie, centinaia, migliaia di casi come il tuo già risolti con le fotografie. Sai, i buoni chef amano fotografare i loro piatti, le loro creazioni. Diffida di quelle cliniche che non hanno fotografie di casi reali risolti, che possano anche dimostrarti con le radiografie come hanno risolto i casi. C'è una piccola sfida che io faccio ai miei pazienti quando loro mi dicono: dottor Palmas, ho trovato una clinica in Albania che fa 1000 euro in meno di voi. Io gli dico: guarda, tu puoi anche trovare una clinica che fa 2000 euro in meno di me, ma in realtà io ti potrei anche curare gratis. Se però trovi e cerchi e trovi una clinica in tutta Europa che ha più recensioni di quante ne ho io e che siano qualitativamente superiori, sia su Google che su Facebook. La verità è che fino ad oggi non ho mai curato gratis nessun paziente, perché non esiste una clinica in Europa che abbia una reputazione migliore della mia. Per ottenere questo risultato ci vogliono anni, tanti errori, tanti sbagli, tanti investimenti in tecnologia e tanta dedizione, non aver conosciuto sabati, domeniche, natali, capodanni, essere stati full immersion nell'obiettivo di creare qualcosa che mai si era visto. Ci siamo riusciti, la tecnologia sicuramente ci aiuta oggi a ottenere i risultati che riusciamo a ottenere, i materiali sono importanti, ma mai quanto la conoscenza che c'è dietro all'utilizzo dei materiali e anche alle scelte terapeutiche. Ti potrei fare un esempio. È più importante il pittore o la vernice che usa il pittore? La vernice sì, è importante, ma non troppo. Il quadro, l'opera d'arte, viene fatta dal pittore, dalla mano che usa quel pennello e quella vernice, quelle tempere. Quello che importa è quindi l'expertise, la mente che c'è dietro, meglio ancora se un'equipe, quindi un'unione di cervelli che in team multidisciplinare giungono alla decisione migliore per il paziente. Nei nostri policlinici trovi un'expertise che si basa su più di 8500 casi estremi risolti con successo. Se stai con me ancora un paio di minuti, scoprirai qual è questo piccolo segreto per ottenere i risultati all'estero di garanzia di un sorriso perfetto. Se vuoi ritrovare la gioia di vivere senza vergogna e goderti i tuoi cibi preferiti senza avvertire dolore, clicca il link che trovi in descrizione e scopri come puoi ottenere un nuovo, fantastico e iperrealistico sorriso grazie al sistema Bocca Bionica. A presto! Il punto chiave per riuscire a mettere i denti all'estero in sicurezza e con successo è proprio creare quell'esperienza all inclusive, senza stress, attorno al paziente. Infatti ho visto molti pazienti arrivare a un pelo dal traguardo di iniziare le cure e poi chiudersi a riccio per paura di fare il passo, di iniziare le terapie. A dire il vero, puoi avere la clinica perfetta, puoi avere costruito il sistema perfetto o quasi per rimettere i denti all'estero in quasi totale sicurezza, chiaramente tutto può accadere, ma se tu non crei un'esperienza attorno al paziente che lo metta nello stato psicologico di dire ok, iniziamo, il paziente non avrà mai i denti migliori, perfetti all'estero. Questo è l'ultimo blocco da superare, il cosiddetto last minute resistance. Ci sarà qualcosa da superare, che è appunto la paura di iniziare. E quella è un qualcosa che può essere superata solamente se crei un'esperienza senza stress, che io chiamo all inclusive, che permette al paziente di mettersi nella giusta predisposizione per prendere la decisione giusta. Noi siamo esperti in questo e tutti questi anni, tutti i pazienti curati in questi anni ci hanno fatto capire quali erano i punti fondamentali per mettere poi a proprio agio il paziente per superare l'ultima paura, la paura di iniziare.
Se vuoi saperne di più, ti consiglio di fare clic sul link in descrizione per scoprire di più sul nostro sistema che ha permesso a più di 8.500 persone di tornare a riprovare la gioia di vivere col sorriso che ognuno di noi merita. Un saluto da Dottor Palmas.